Ascoltiamo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa. Ieri abbiamo celebrato il Natale del Signore e la liturgia, per aiutarci ad accoglierlo meglio, estende la durata della festa fino al 1° gennaio, per 8 giorni. Sorprendentemente però, in questi stessi giorni si ricordano alcune figure drammatiche di santi martiri. Oggi, ad esempio, Santo Stefano, il primo martire cristiano. Dopodomani i santi innocenti, i bambini fatti uccidere dal re Erode per paura che Gesù gli togliesse il trono. Insomma, la liturgia sembra proprio volerci allontanare dal mondo di luci, pranzi, regali, in cui in questi giorni potremo un po' adagiarci. Perché? Perché il Natale non è la fiaba della nascita di un re, ma è la venuta del Salvatore che ci libera dal male prendendo su di sé il nostro male, l'egoismo, il peccato e la morte. Questo è il nostro male, l'egoismo che lo portiamo dentro, il peccato che siamo tutti peccatori e la morte. E i martiri sono i più simili a Gesù. Infatti la parola martire significa testimone. I martiri sono testimoni, cioè fratelli e sorelle i quali attraverso le loro vite ci mostrano Gesù che ha vinto il male con la misericordia. E anche ai nostri giorni i martiri sono numerosi, più che nei primi tempi. Oggi preghiamo per questi fratelli e sorelle martiri, perseguitati, che testimoniano Cristo. Ma ci farà bene domandarci noi: e io testimonio Cristo? E come possiamo migliorare in questo, in testimoniare meglio Cristo? Ci può aiutare la figura del Santo Stefano. Anzitutto gli Atti degli Apostoli ci dicono che era uno dei 7 diaconi che la comunità di Gerusalemme aveva consacrato per il servizio alle mense, cioè per la carità. Ciò significa che la sua prima testimonianza non l'ha data a parole, ma attraverso l'amore con cui serviva i più bisognosi. Ma Stefano non si limitava a quest'opera di assistenza. A quelli che incontrava parlava di Gesù, condivideva la fede alla luce della parola di Dio e dell'insegnamento degli Apostoli. E questa è la seconda dimensione della sua testimonianza: accogliere la parola e comunicare la bellezza della parola, raccontare come l'incontro con Gesù cambia la vita. E questo per Stefano era così importante che non si è lasciato intimidare nemmeno dalle minacce dei persecutori, neanche quando ha visto che le cose per lui si mettevano male. Carità e annuncio, questo era Stefano. Però la sua testimonianza più grande è un'altra ancora, quella che ha saputo unire la carità e l'annuncio. Ce l'ha lasciata in punto di morte quando sull'esempio di Gesù ha perdonato i suoi uccisori. Carità, annuncio, perdono. Ecco allora la nostra risposta alla domanda. Noi possiamo migliorare la nostra testimonianza attraverso la carità verso i fratelli, la fedeltà alla parola di Dio e il perdono. Carità, parola, perdono. È il perdono a dire se davvero pratichiamo la carità verso gli altri e se viviamo la parola di Gesù. Il perdono è infatti, come indica la parola stessa, un dono più grande, un dono che facciamo agli altri perché siamo di Gesù, perdonati da Lui. Io perdono perché sono stato perdonato. E noi dimentichiamo questo, Pensiamo, ognuno di noi,
alla propria capacità di perdonare. Com'è la mia capacità di perdonare? In questi giorni nei quali magari incontriamo tra le tante alcune persone con cui non siamo andati d'accordo, che ci hanno ferito, con le quali non abbiamo mai ricucito il rapporto. Chiediamo a Gesù, appena nato, la novità, una novità, cioè la novità di un cuore capace di perdonare. Tutti noi abbiamo bisogno di un cuore che perdoni. Chiediamo al Signore questa grazia. Signore, che io impari a perdonare. La forza di pregare per chi ha fatto del male, pregare per le persone che mi hanno ferito e di fare dei passi di apertura e di riconciliazione. Che il Signore ci dia oggi questa grazia. E Maria, Regina dei Martiri, ci aiuti a crescere nella carità, nell'amore per la parola e nel perdono. Angelus Domini, nunc si habet Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Te digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a te. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, nel clima spirituale di gioia e di serenità del Santo Natale, saluto con affetto voi qui presenti e quanti ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Rinnovo il mio augurio di pace, pace nelle famiglie, pace nelle comunità parrocchiali e religiose, pace nei movimenti e nelle associazioni, pace per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina. Sono tante bandiere dell'Ucraina qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato. In questa settimana ho ricevuto tanti messaggi augurali. Non potendo rispondere a ciascuno, esprimo a tutti la mia gratitudine, specialmente per il dono della preghiera. Auguro a tutti buona festa di Santo Stefano. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.